10, 13, 16. In quel tempo Gesù disse: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli compiuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai innalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Riflessione. Il Vangelo di oggi continua con l'invio dei 72 discepoli e discepole. Al termine di questo invio, Gesù parlava di scrollare la polvere dalle scarpe quando i missionari non fossero ben ricevuti. Il Vangelo di oggi mette l'accento ed amplifica le minacce su coloro che si rifiutano di ricevere la buona novella. Luca 10, 13, 14. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida. La distanza che Gesù percorre nei 3 anni della sua vita missionaria era piccola. Abbracciava solo pochi chilometri quadrati lungo il mare di Galilea attorno alla città di Cafarnao, Betsaida e Corazin. Proprio in questo spazio così piccolo, Gesù compie la maggior parte dei miracoli e presenta i suoi discorsi. Lui è venuto a salvare tutta l'umanità e quasi non uscì dal limitato spazio della sua terra. Tragicamente, Gesù dovette constatare che la gente di quelle città non volle accettare il messaggio del regno e non si convertì. Le città si fissarono nella rigidità delle loro credenze, tradizioni e costumi e non accettarono l'invito di Gesù a cambiare vita. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti miracoli compiuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti, vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Gesù paragona le 2 città con Tiro e Sidone che, nel passato, sono state nemiche ferree di Israele, maltrattando il popolo di Dio. Per questo sono state maledette dai profeti. Ed ora Gesù dice che queste stesse città, simboli di tutta la cattiveria fatta alla gente nel passato, si sarebbero già convertite se fossero avvenuti in essi tanti miracoli come a Corazin e a Betsaida. Luca 10:15. E tu, Cafarnao, sarai innalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata. Gesù evoca la condanna che il profeta Isaia lanciò contro Babilonia. Orgogliosa e prepotente, Babilonia pensava: salirò in cielo sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo, pensava, ma si ingannava del tutto. Avvenne il contrario. Dice il profeta: e invece sei stato precipitato negli inferi, nella profondità dell'abisso. Gesù paragona Cafarnao con questa terribile Babilonia che distrusse la monarchia ed il tempio e portò il popolo alla schiavitù, da cui non riuscì mai a liberarsi. Come Babilonia, Cafarnao pensava di essere qualcosa, ma finì nel più profondo dei
Il Vangelo di Matteo paragona Cafarnao alla città di Sodoma, simbolo della peggiore perversione, che fu distrutta dall'ira di Dio. Sodoma si sarebbe convertita se avesse visto i miracoli che Gesù fece a Cafarnao. Oggi continua lo stesso paradosso. Molti di noi, cattolici, fin da bambini, abbiamo convinzioni così consolidate che nessuno è capace di convertirci. Ed in alcuni luoghi il cristianesimo, invece di essere fonte di mutazione e di conversione, è diventato il rifugio delle forze più reazionarie della politica del paese. Luca 10:16. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. La frase mette l'accento sull'identificazione dei discepoli con Gesù in quanto disprezzato dalle autorità. In Matteo, la stessa frase di Gesù, posta in un altro contesto, sottolinea l'identificazione dei discepoli con Gesù accolto dalla gente. Tanto nell'uno come nell'altro, i discepoli si identificano con Gesù nel dono totale ed in questo dono si realizza il loro incontro con Dio e Dio si lascia incontrare da chi lo cerca.